Oltre 150 figuranti animeranno domani la storica Via Crucis vivente di Misciano, ideata e sorretta dai primi anni Ottanta dalla comunità della piccola frazione di Montoro in provincia di Avellino. Il pubblico potrà ammirare i partecipanti in costumi d'epoca e le scenografie che ricostruiscono i luoghi della passione. La manifestazione di Misciano richiama molti turisti attraverso la sua collocazione che permette di visitare molti monumenti del comprensorio montorese. Grande supporto arriva anche quest'anno dall'associazione Il Parco dell'Amicizia. Dunque, tu sei un discepolo del Nazareno. Quali nuovi hai? Sono venuto a denunciarlo e a consegnarlo nelle vostre mani. Da un sodalizio consolidatosi ormai da 3 anni tra l'associazione Il Parco dell'Amicizia e l'associazione Via Crucis di Misciano, quest'anno vi sarà la partecipazione alla 36esima edizione della rappresentazione storica delle ultime 18 ore di Gesù di Nazareth. Veramente ci sarà la possibilità di rivedere una ricostruzione fedele storica, ma anche di grande partecipazione emotiva a magari tutte le sensazioni che avvennero durante quelle 18 ore a quest'uomo che fu condannato, forse anche ingiustamente. Si potranno rivedere le sensazioni della paura, dello sconforto degli apostoli, del dolore della madre, la rappresentazione anche dell'ultima cena, come anche forse la scena più toccante è quella della condanna dopo il processo che viene fatto dal procuratore romano Pilato. Ecco, ricordiamo anche quando ci sarà e dove l'appuntamento. L'appuntamento è per domani sera, la Domenica delle Palme, alle 19 a Misciano, all'uscita di Montoro Inferiore. Ecco che l'associazione Il Parco dell'Amicizia dall'Agro Nocerino Sarnese ha valicato i confini per arrivare a Misciano in provincia di Avellino. I discepoli saranno perseguitati. Morirà!